Buonasera a Vincenzo Angileri, vite ad ovest, uno dei vignaioli emergenti della Sicilia occidentale. Emergente è un po' poco perché ormai è da qualche anno che ti sei fatto conoscere e hai una tua bella visibilità. Grazie per aver accolto il nostro invito. Oh, grazie a te. È sempre un piacere farsi due chiacchiere, Ti anche ringrazio. se con un bicchiere in mano in cantina ha sempre un altro fascino. Assolutamente. Avrebbe avuto un altro senso, ma purtroppo l'annata è questa e dobbiamo fare i conti con quello che ci circonda. Una chiamata. Ok. E allora. Allora, Vincenzo, raccontaci un po' come nasce Vite ad Ovest, perché nasce Vite ad Ovest. Vite ad Ovest, allora, Vite ad Ovest nasce 5 anni fa, quando, spinto da due amici, Giovanni Scarfone e Nino Barraco, che mi pressavano, tu hai le vigne, hai i terreni, hai l'esperienza, ma perché non inizi a ritornare a lavorare con i tuoi terreni? Non si sente, Vincenzo? Hai interrotto la connessione. Vai, vai, adesso sì. Come si leva il cellulare? Come si blocca il cellulare? Questo non te lo so dire, è un po' troppo per me. vabbè, dai, rifiuto le chiamate quando mi arrivano, perché se mi arriva la chiamata entra in. E allora, niente, ti dicevo, spinto da questi due amici, ho iniziato a 6 anni fa, 7 anni fa, ho iniziato a meditare sul perché, perché non lo facevo. Io sono un enotecnico, ho lavorato in giro per la Sicilia, sia come dipendente che come consulente poi nel tempo. La stessa cosa mio padre, pure lui enologo di cantina sociale qui a Marsala, mio nonno vignaiolo, produttore di vino, piccolo produttore di vino, con il suo magazzino familiare, dove produceva il vino, che poi è la storia di quasi tutte le famiglie marsalesi, la stessa cosa dalla parte di mia madre, piccoli produttori, diciamo piccoli borghesi marsalesi che avevano il loro bagliotto e producevano il loro vino, che poi vendevano alla Marsalistica, quindi si vendeva alla Florio, a Martinez, alle aziende storiche. Tieni conto, l'altro giorno facevo due conti, diciamo che i terreni che ho sono terreni che sono della mia famiglia ormai da 5 generazioni. Cavolo, un bel E po' si è di sempre storia. Vissuto a Marsala. Comunque l'economia marsalese, forzatamente dal 1773, ruota obbligatoriamente intorno a questo elemento che si chiama vino. La nostra economia è stata un'economia viticola, vitivinicola, e la ricchezza di questo territorio, è una ricchezza data da questo, da fine 700 in poi. Quindi, come ti dicevo, nel 2005 inizia il progetto con due vini, lavorando solo due vigne, un bianco e un rosso. E qui, piano piano, quindi siamo partiti da 2.000 litri di vino, oggi siamo a 45.000 bottiglie. E quindi, diciamo, abbiamo messo dentro tutto il valore aziendale, tutta la produzione aziendale della famiglia. E piano piano
piano piano cosa ho scoperto da quello che facevo prima, cioè l'enologo di cantina o il consulente ad oggi, il fatto che in questo momento io riesco quando vado in vigna e lavoro in mezzo ai vigneti, già dai primi momenti tu riesci a capire quella vigna in che direzione va, che vino ti può dare, dove ti puoi spingere, cosa puoi sperimentare, perché di base la cosa più bella, cioè, di questo lavoro è il fatto di poter fare sempre cose nuove ogni anno. Ed è la parte di gioco, la parte divertente di questo lavoro, lo sperimentare. Per me questo è un lavoro che vive di entropia, di disordine, di caos, di sperimentazione. Ed è la parte che mi piace di più, sicuramente. Direi è una parte che ti dà tanta gioia. Sì, sicuramente. E fa dimenticare la fatica che ci sta dietro, no? Sì, la vendemmia, cioè io purtroppo io non è che io regolo tutto con le vendemmie, cioè quando ti sei, mia moglie, da quando è che stiamo insieme? Ah, dalla vendemmia del 2007. Ecco. E siamo sposati nella vendemmia del 2007. La vendemmia è veramente un momento magico. È un momento pieno di magia, di condivisione, di racconti. L'andare in vigna e stare lì con tuo zio, tuo padre, prima con mio nonno che ti raccontava le storie della tradizione, le barzellette. Stare in vigna e usare la ciurna. Sai cos'è la ciurna? No, francamente no. La ciurna è il frombolo. Il? Che sarebbe il frombolo, la fionda con cui Davide uccide Golia. Sì. Per esempio, era divertente, mio nonno ha 80 anni che prendeva il frombolo e tiravamo ai camion distanti, capisci? Qual è la goliardia della vendemmia? Io ho dei ricordi di quando ero bambino io, che la mia è una famiglia, come dire, cittadina, borghese, di professionisti, impiegati e quant'altro. Avevamo la casa di villeggiatura in campagna e ricordo che il periodo della vendemmia veniva contrassegnato dallo svuotarsi della zona, perché tutte le famiglie con i carretti, parlo dei primi anni 60, si trasferivano con le masserie, i materassi, e si trasferivano nelle campagne distanti 25 o 30 chilometri dalla loro abitazione. Sì, sì. E quando tornavano c'erano questi racconti delle nottate, delle serate passate attorno ai falò. Ho avuto la fortuna, una delle mie prime esperienze al di fuori dell'Italia fu una vendemmia presso la Taylor Fonseca a Villanova de Gaia. Allora andai, eravamo tre ragazzi, tre italiani delle tre scuole enologiche, era un progetto del Rotary, e andai a fare questa esperienza di 3 mesi di vendemmia nel Douro. E c'era, l'atmosfera era, perché il Portogallo degli anni 90 era l'equivalente dell'Italia degli anni 60, no? Sì, c'era proprio questa atmosfera di la sera con la fisarmonica mentre si facevano le follature nelle Algabre, queste quinta disperse in mezzo al nulla, tutto attorno buio, per arrivare si doveva attraversare fiumi, scendere per strade tremende, però meraviglioso. C'è un ricordo, il sentore del mosto la sera prima di andare a letto, una meraviglia. Che non è un film, L'Ora del Mosto. No. È un pezzo di vita. La cosa triste che non riesco è... Io, diciamo, dalla parte materna, noi abbiamo qualche vigna nella zona di Kelby, no? Sì. Siamo subito dopo il Ciavolo. E lì vedo che era una zona... mio zio, comunque mia madre, mi racconta perché suo nonno... andava a vivere là, lui, sì, come la tua famiglia, lui era un borghese proprietario terriero,
quindi lui andava là col calesse, aveva gli operai, che però rimaneva a dormire là a Kirby. E tutte queste case, tutti questi palazzotti erano vivi. Oggi tu passi e sono questi scheletri vuoti che piange il cuore, perché stiamo perdendo, si stanno cadendo uno dopo l'altro, pezzo per pezzo, e non si riesce in questo territorio a capire che il brand Sicilia, il brand Marsala, il nostro territorio, quando lo porti in giro per il mondo fa sgranare gli occhi a tutti. Purtroppo il brand Marsala è stato ucciso su commissione, probabilmente, però quella è un'altra probabilmente. Storia. Quella è un'altra storia. Senti, ritorniamo a noi. Sì, ma questi passaggi così un po' sull'onda della memoria e dell'emozione sono sempre molto, molto belli e molto intriganti da sentire. Senti Vincenzo, tu nella tua azienda ti avvali di ausili esterni o ti occupi sia della parte agronomica che della parte enologica? Allora, no, diciamo che al momento faccio tutto io. Nella parte agronomica, con i miei limiti da non agronomo, perché purtroppo non si può essere specializzati in tutto, magari chiedendo ogni tanto, confrontandomi con i miei colleghi, con Giovanni o anche con Nino, con gente che ha un po' più di esperienza proprio di vigna, di stare in mezzo alla vigna. Però no, faccio tutto io fondamentalmente. Io, mio padre mi dà ancora 80 anni, mi dà ancora una mano sia in vigna che in cantina, la stessa cosa mio zio. Per quanto riguarda le lavorazioni proprio meccaniche di trattore, utilizzo un conto terzista che mi fa solo le arature, le fresature, e poi tutto il resto al momento lo gestisco io. Senti, durante questi anni che ti hanno visto impegnato in prima persona, così spinto da ben due chiocciole, perché Giovanni Scarpone Bonavita e Nino Barraco sono due chiocciole, quindi tu hai sulle spalle una grossa responsabilità, anche loro per la verità, però insomma forse è maggiore la tua. Hai cambiato qualcosa nella gestione della vigna, nella gestione del terreno, o diciamo hai un imprinting che va avanti tranquillo? I cambiamenti, allora, fondamentalmente quando diciamo che 7 anni fa già avevo iniziato a non far passare più diserbante, più nessun tipo di diserbo in vigna, di diserbo chimico, e lavorare solo di lavorare i terreni a mano meccanicamente, quindi eliminare tutto quello che era la sintesi. Anche perché no, in tempi molto lontani un nostro amico di famiglia, professore universitario a Pavia, nell'89 mi aveva già raccontato dei danni che avrebbero causato i pesticidi che vanno a finire nella catena alimentare e ritornano di nuovo dentro, certo, le nostre pance. Certo. Qui non so se sai, io ultimamente ho partecipato a una conferenza all'ISPRA a Campobello, a Granitola, al centro di Granitola. Questi hanno fatto un esperimento, avevano un lavoro sui gorghitondi, sui laghetti di gorghitondi, e lì avevano trovato la tartaruga siciliana, la nostra tartaruga endemica, che nei laghetti di gorghitondi era la metà rispetto a quella delle altre zone palustri siciliane. Pensavano addirittura che era un'altra specie. Poi mandarono gli animali a fare il controllo. Indovina perché erano più piccole? Perché c'era stato l'uso dei pesticidi da quelle parti. Perché i pesticidi, che attorno è tutto vignato, i pesticidi vanno a finire dentro il lago, e i pesticidi braghizzano la tartaruga, non ne fanno sviluppare lo scheletro. E questo è speriamo, tutto.
Speriamo che ora con la riserva naturale almeno i pesticidi non vengano più usati. Sì, no, ormai vengono, hanno, cioè, quelli della riserva ci hanno raccontato che ormai sono tutti in biologico, tutti attorno alla riserva, e quindi però il danno c'è stato, capisci? Certo. E chissà quanto ci tutto vorrà questo per... entra nella catena alimentare, evidentemente. No, la scelta in vigna è tutti gli impianti nuovi, sono tutti ad alberello. Sto facendo sesti di impianto molto stretti per avere competizione radicale, quindi fare in modo che le piante vadano in competizione e scendano giù con le radici. Convinto che meglio lavorare con poca uva per pianta più che tanta uva per pianta. E quindi tutti i nuovi impianti sono tutti ad alberello. Qualcosa di vega, ho solo il Cabernet, una parte che è a controspalliera, una parte che era già ad alberello, e poi qualcosa che ho comprato ultimamente delle vigne vecchie, vigne di 50 anni, che sono, chiamiamolo spalliera, diciamo la nostra spalliera marsalese. Però fondamentalmente la scelta è quella del non intervento, ma su tutto, anche in cantina. Cioè io penso che il nostro lavoro debba essere quello di accompagnare la pianta, il grappolo, poi il mosto e infine il vino, accompagnarlo, stare lì a fianco e intervenire solo se è indispensabile. Esatto. Cioè l'intervento mio, dell'uomo, deve essere un intervento progettato, pensato, dalle conoscenze, quindi tanta conoscenza per me, per fare vini artigianali, per fare vini di alta qualità, per fare vini identitari del territorio, ci vuole tanta conoscenza del territorio, conoscenza agronomica, conoscenza chimica, di chimica vegetale, di chimica organica, conoscenza di tecnologia. Più io so, più posso levare. Cioè la conoscenza secondo me è quello che ti permette di andare levando. Procedere in sottrazione. Sì, lavorare in sottrazione. Guarda, io da enologo di cantina, è semplice. Arriva il serbatoio, ammazzi tutte cose, poi ci metti i lieviti che conosci tu, poi li fai fermentare, gli devi dare gli attivanti perché li hai elevati, poi lo pulisci completamente e poi inizi a ricostruirlo con le mannoproteine, con i tannini. Allora, perché questo ti dà il controllo. Cioè tu, enologo di cantina, ti metti, come in Sicilia si dice, ti metto fresco la sera poetta, quindi ti cauteli perché stai al sicuro. Vai a scapito dell'uva, vai a scapito, e vai a scapito qualità, del vino. Prendi, sì, crei prodotti omogenei, prodotti simili. Basterebbe avere un po' più di coraggio, e basterebbe piano piano capire che il non intervento è la migliore strada. Meglio. Il non intervento non significa non fare niente, no? Però il non intervento tu lo fai perché conosci quello che succede, analisi, controlli analitici, cioè il controllo è un controllo preventivo per poi capire se è necessario o no fare qualche cosa, ecco. Senti Vincenzo, fermo restando che io sono convinto che è meglio bersi una bella calice di vino fatto senza nessuna manomissione nel senso letterale della parola, senza che nessuno ci abbia messo troppo le mani, anche se con qualche piccolo problema, piuttosto che bersi un calice di un vino apparentemente perfetto, omogeneo, rotondo, che poi alla fine non ti lascia nessuna memoria. Tu sì. Poc'anzi parlavi che lavori in buona sostanza da solo, sia per quanto riguarda l'aspetto agronomico che per quanto riguarda l'aspetto enologico, però hai anche detto che spesso e volentieri ti confronti con dei tuoi colleghi che in realtà non sono dei semplici colleghi, ma sono anche degli amici con cui condividi tante cose.
quanto pensi che il rapporto con questi amici, i consigli che forse ti hanno dato, abbiano contribuito a indirizzarti o a modificare le tue idee su come affrontare la vigna e il frutto della vigna? Il confronto ti porta sempre al... il confronto è crescita, il mettersi in discussione è fondamentale in questo lavoro. Un tecnico, un vignaiolo che dà sicurezze, che dice io so tutto, io controllo tutto, io so cosa devo fare, è sicuramente una persona che non sta andando nella direzione giusta. Sicuramente il confronto, l'esperienza nell'aiutare, nel collaborare con Giovanni per tanti anni, con Nino, nel condividere piccoli progetti, piccole esperienze, confidarci esperienze pregresse, il confronto è il tutto. Per dirti, il vignammare nasce all'inizio che quando io stappo delle bottiglie di Francesco, di Cuccione, che avevo dentro, campioni di vasca che avevo preso in uno dei miei interventi in cantina, bottiglie squiddate, quindi buttate là con tutta la feccia. Apriamo sto vino e il vino era un Trebbiano, il Trebbiano era in tonso, dopo tu tieni conto 2006, abbiamo aperto nel 2009, 2010, no? Ora non mi ricordo più di preciso. E allora lì l'idea di fare un vino dove mantenere il feccino dentro la bottiglia, ok? Sì. Dico, da quell'esperienza, dal confrontarci, di allora proviamo, facciamo, guarda, allora il pH, cerchiamo di raccogliere prima, in meglio di avere un vino con una maggiore freschezza, con meno polifenoli, con meno potassio, vediamo. Diciamo che è stato un unire le mie conoscenze, tutte le mie conoscenze scientifiche, esperienziali, con il loro modo di vedere vino, e sicuramente questo mi ha influenzato, ma mi continua a influenzare. Io quando vado in giro per fiere, in giro per il mondo, cioè, sempre mi confronto con i vignaioli. Cerco di andare a chiacchierare con i francesi per chiedere come lavorano, come non lavorano, dati analitici, cosa fanno, che stile utilizzano, il perché. Perché è indispensabile, cioè questo è quello che ti porta poi a dirmi guarda, ma io ho le potenzialità per farlo in quella vigna, ora faccio un esperimento. Certo, la curiosità sicuramente è una caratteristica delle persone intelligenti. Poi la curiosità in un vignaiolo credo che sia assolutamente indispensabile. E ci apprestiamo ad andare verso la parte finale di questa piacevolissima conversazione. Come definiresti il tuo stile di vinificazione? Il mio stile La domanda è retorica, perché dopo tutto quello che hai detto non puoi che dire una certa cosa. Il mio... A me non piace racchiudermi in uno stile. Per me... cioè, l'idea di chiudermi in una classificazione non mi piace proprio. Perché io mi ritengo in divenire, il mio lavoro ritengo che sia un lavoro in divenire, e che sicuramente la conoscenza alla base di tutto, per poi arrivare all'essenza del vino, cioè a capire da quella vigna poter tirare un vino che abbia una semplicità di beva. Cioè, a me piace lavorare sull'idea della semplicità nel risultato finale dentro il bicchiere, però non nella semplicità banale, ma un vino che messo dentro il bicchiere deve finire, no?
Sì, è una bella idea, anche una bella pretesa quella tua, e mi sento anche di condividerla. Quindi, al di là di questa facilità di beva, non semplicità e né banalità, cosa ti aspetti nei tuoi vini? Longevità, freschezza, ricchezza, complessità? Ma puoi scendere allora, anche per ciascuno dei tuoi vini, ecco, non puoi dare una definizione allora, per ciascuno. Anche qui, appunto, io avendo tanti piccoli appezzamenti, tieni conto che per fare il giro della mia azienda impiego qua circa 47 minuti. 47 chilometri con la macchina, non minuti, sbagliato. Anche perché poi è messa in più aree del territorio marsalese. Quindi io impiego quasi 47 chilometri a fare il giro di tutte le parcelle. E da ogni parcella cerco di estrarre, allora, sui terreni alcalini cerco di lavorare, di tirare fuori la longevità, la freschezza, i pH più bassi. Dai terreni più argillosi cerco di tirare la struttura per avere poi longevità. Però contemporaneamente lavoro molto in cantina con il batonnage per evitare che mi si abbassi molto la totale, per via della nostra ricchezza di sali. La grande caratteristica dei nostri vini siciliani, marsalesi, è quello di essere sapidi, perché noi abbiamo una quantità importante di potassio. Però è ricchezza ma anche cruccio, perché significa perdere tutta l'acidità che abbiamo. Tu capisci che un vino che raccogli con 7,50 di totale e te lo ritrovi con 5,20 dopo la malolattica, hai perso grande freschezza. Allora lì lavorare, cioè cercare di anticipare le vendemmie, di trovare di far produrre meno in maniera di avere acidità più alte, perché poi sappiamo che una parte la perdiamo. Quindi, per esempio, sul Vurgo, il Vurgo, che è un ovaggio di Catarratto e Grillo, che produciamo in Contrada Gurgo, dove abbiamo un terreno sabbioso alluvionale, un terreno che spesso durante l'inverno si allaga fino a 60-70 centimetri, quindi diventa un lago, con una ricchezza importante dal punto di vista faunistico, uccelli, rane. Grande biodiversità. Grande biodiversità, che significa anche lì grande biodiversità di lieviti, grande biodiversità nel terreno. Lì dove abbiamo un Catarratto che riesce ad arrivare ai primi di settembre ancora verde, perché è terra molto fresca, lì abbiamo scelto di fare macerazioni molto brevi per non estrarre molto, perché sul Vurgo voglio proprio volevo giocare sulla freschezza, sulla finezza del vino, perché il nostro Catarratto non è, scusami la parola, il figlio di puttana della situazione, ma è un grande vitigno che è stato bistrattato in maniera vergognosa dalle nostre strutture. Il Catarratto è un grandissimo vitigno. Se mi consenti, noi di Slow Wine abbiamo sempre puntato sul Catarratto, forse siamo stati i primi che lo hanno sdoganato. Infatti parlo di strutture, poi ci capiamo, giusto? E invece, per esempio, sotto il Baglio di Rinazzo, dove abbiamo una terra, siamo in inizio collina, terra povera, tanta argilla, un po' di sabbia, lì non puoi lavorare sulle freschezze, lì allora faccio il Rina, dove ho la massima concentrazione, raccolgo l'uva i primi di ottobre, la porto in surmaturazione, le faccio fare una lunghissima macerazione di quasi 4 mesi, 5 mesi in botte, e un ulteriore anno di affinamento, perché lì voglio giocare sulla parte terziaria per anche lì dargli lunghezza e longevità, però facendo un prodotto completamente diverso, ecco. Certo. Ti voglio fare un'ultima domanda. Dimmi. Se ti dico Marsala?
se mi dici Marsala, la Marsala come Marsala per me è un grande sogno, nel senso che io farò il mio Marsala, lo voglio fare per una questione storica, perché io voglio il nome scritto Marsala sulla bottiglia, io voglio girare per il mondo e dire che sono di Marsala e faccio vino a Marsala, perché mi sono annoiato di girare, di essere a New York e sentirmi dire this is Marsala, is not Marsala, cioè, però anche qui nella mia, io ho il mio progetto di Marsala, penso che se non in questa vendemmia nella prossima inizierò a lavorarci. Contemporaneamente però voglio mantenere le due strade, uno il perpetuo, quindi la storia, la tradizione del vino di campagna. Fortunatamente mio padre dalla cantina Birgi nel 73, lui era enologo, fece questa vendemmia, il mio anno di nascita, quando andò in pensione si comprò 1000 litri di Stravecchio del 73 e l'abbiamo tenuto a casa, quindi lì ho avuto questa grande fortuna grazie a mio padre di avere una madre, l'importanza della madre, la startup dell'N73, quello che aveva capito Marco, che era, cioè, chi è il segreto del Marsala, le fecce che diventano la parte sapida, cioè, quando faccio la massa del nuovo 73 ti chiamo e ti faccio venire ad assaggiare le fecce, è se impressionante, lieto di venire. È impressionante il sapore delle fecce, che sono fecce che vanno avanti, che si accumulano feccia su feccia dal 73 ad oggi, capisci? E la ricchezza aromatica e la sapidità di queste fecce è impressionante. Quindi lì sicuramente questo, lo stile del nostro vino, del vino pre-British, è una cosa che sto curando, sto portando avanti. Dirti la verità, sto anche cercando in giro vecchie botti, vecchie madri in campagna, ormai è quasi impossibile, perché veramente era già una trentina, più di 30 anni fa era passato Marco De Bartoli a fare sto giro, ma qualche cosa sai ancora c'è in campagna, perché Marco aveva fatto il giro in tutti i grossi, in tutte le strutture, in tutte le cantine, io sto facendo proprio il giro domandando casa per casa, casa per casa, campagna per campagna. Per esempio ho trovato delle botti vecchie di un mio amico, me le ha regalate, però ancora non le ho prese perché sono enormi, devo andare a scoperchiare un tetto di un magazzino e portarmele. Però una botte, l'ho aperta a Pasqua l'anno scorso, sapeva ancora di vino. Bene. C'è ancora tutta la feccia integra, ok? Da e capisci, queste vivere. Sono le ricchezze su cui lavorare, su quello. E poi sicuramente il mio progetto di Marsala che nascerà, perché è una cosa che voglio fare e voglio lavorare con utilizzando un'unica matrice, quindi l'idea è quella di fare il base Marsala, utilizzare lo stesso vino per fare l'alcol che poi andrà ad alcolizzare il vergine. Perché purtroppo anche qui, oggi l'alcol che si usa nel Marsala spesso quando finisce bene è di origine vinosa. Di altra origine. Quando finisce da altro, da melasse, da altre fetenzie. Vincenzo. Okay. Io ti ringrazio perché è stata una conversazione quanto mai piacevole e quanto mai utile anche ad apprendere una serie di cose che sicuramente sei riuscito a trasmettere bene. E ti lascio con l'augurio che tu e gli altri giovani produttori marsalesi riusciate finalmente a far rinascere o a dare un nuovo rinascimento al Marsala. Guarda, una cosa che faccio, ti userà probabilmente il mio essere capo scout, come sai già con i ragazzi, con Salvatore e Gabriele Bertolino, già è partito un altro seme, i ragazzi stanno comprando altri vigneti e stanno lavorando insieme a me, e però ci sono altri ragazzi che sto, come si vuol dire, stai vincendo,
sto influenzando per rimettersi a produrre, per ritornare, per venire giù da Milano, per venire e fare impresa qua, perché si può fare, perché c'è la possibilità. E se non lo facciamo noi di spingere i giovani, le persone a ritornare a fare impresa in questa terra, se non lo facciamo non cambierà mai nulla, e le cose cambiano. Le cose cambiano e cambiano veramente. Qui dico un piccolo aneddoto. Io da capo scout 3 anni fa, mi pare, quando ci fu il ventennale giusto di Capaci. Capaci è stato nel 2012. Nel 2012, allora 25 anni. Comunque, abbiamo fatto un'attività con gli scout, e poi questa attività il mio clan lo completò a San Giuseppe Iato. E noi abbiamo dormito nella casa dove fu ucciso il piccolo Di Matteo. Un posto, Nanni, di una bellezza inebriante. E la sera, io da un po' mi cacavo pure io, no? Cioè, specialmente io che da ragazzo, da diciottenne, ho vissuto il 92. Cioè, io ho fatto la marcia insieme a Borsellino dalla stazione fino a San Domenico. E quando camminavamo, guardavamo sui palazzi perché avevamo paura che ci sparassero. Lo so. Tu lo puoi capire perché hai vissuto quel periodo. No, e io ho anche lavorato con Borsellino, quindi. E quindi ti dicevo, io ero con i miei ragazzi del clan la sera lì, seduto, e c'è una specie di anfiteatro, e poi a un certo punto ho detto: ragazzi, non è vero che le cose cambiano, perché noi oggi siamo qui, e Bruce, questa è la proprietà, era di Bruce, era di un mafioso, e noi siamo seduti qui a casa sua, belli e tranquilli, e lui è dentro, è in carcere. Quindi le cose cambiano. Non è vero che non cambia niente in questa terra. Cambiano lentamente, ma cambiano. Grazie Vincenzo, questa tua affermazione piena di speranza fa venire fuori la tua duplice anima di capo scout, ma anche di rugbista che non si arrende. Grazie ed a presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.